Vittoria casalinga per le ragazze dell'Acras Volley che ieri pomeriggio hanno battuto le catanesi della Pallavolo Sicilia consolidando la seconda posizione in classifica. Il pubblico del Pala Nicosia ha assistito ad un primo tempo davvero scoppiettante, caratterizzato da una partita a senso unico per le padrone di casa che hanno lasciato poco spazio alle azioni degli avversari chiudendo il primo set per 16-4. Impreparate a fronteggiare il primo tempo, le catanesi hanno cercato di rifarsi nel secondo per non regalare partita facile alle agrigentine. Dunque, superate quest'ultime, le ospiti hanno dato veri momenti di suspense alla partita, mettendo in difficoltà le padrone di casa. Nonostante tutto, sul filo del rasoio, l'Acras Volley è riuscita a chiudere il secondo set sul 25-23, dimostrando grande forza fisica e ripresa psicologica. Nel terzo set, le avversarie, che hanno perso il secondo tempo per un non nulla, hanno cercato di vendere cara la propria pelle, ma ancora una volta sono state le ragazze di Tani Frinzi Russo ad imporsi, portando a casa la vittoria con un netto 3-0. Una partita molto particolare, caratterizzata da un primo match senza storia in favore delle agrigentine, mentre gli altri due match un po' più combattuti. Come mai? Ma diciamo che è stata la stessa partita dell'andata. Con la Pallavolo Sicilia abbiamo vinto facile il primo anche a Catania e dal secondo set in poi ci siamo un po' complicati la vita. Nella pallavolo ci sta vincere facile e poi perdere un attimo la concentrazione, anche perché poi le ragazze spesso non capiscono che si ricomincia dallo 0-0 e quindi bisogna rifare tutto da capo. È stata una partita tirata sotto il secondo set, anche perché loro hanno delle giocatrici molto esperte come Nociforo e Malerba, che se gli dà la possibilità di entrare in partita lo fanno. Però diciamo che abbiamo dimostrato sicuramente determinazione, grinta e coraggio nei punti decisivi. Sembrerebbe semplice il nuovo incontro di domenica prossima con il Battipaglia ultimo in classifica, ma mister Tani non dà nulla per scontato. La trasferta è lunga e insidiosa e tutte le partite sono difficili, specialmente se si gioca lontano dalle mura amiche. Poi se consideriamo il fatto che a noi manca Lisa Sannino e che la prossima settimana non ci sarà neanche Elenia Buonfiglio, che dovrà fare un piccolo interventino al piede, è chiaro che dobbiamo stare molto attenti e non perdere assolutamente la concentrazione.